Buongiorno a tutti. Avete, immagino, ricevuto il comitato stampa e il comunicato stampa che vi illustra i motivi per i quali abbiamo indetto oggi la conferenza. Dieci giorni fa più o meno il gruppo parlamentare alla Camera del Movimento 5 Stelle ha presentato in aula un intervento sull'ordine dei lavori da parte della nostra deputata Giulia Grillo che illustrava la nostra preoccupazione come cittadini per il rinnovo dei vertici delle società controllate, partecipate dal Tesoro e che in questi giorni sono in scadenza. Si tratta di società enormi, si tratta di Finmeccanica, Fintecna, Eni, Enel, il patrimonio industriale del nostro paese e quindi ci chiedevamo come in questa fase di transizione tra un governo dimissionario e un governo in formazione potesse il governo dimissionario arrivare a fare queste nomine che poi ovviamente si riverberanno nella politica economica di queste aziende per i prossimi anni. Abbiamo portato questa nostra domanda in conferenza capigruppo della settimana scorsa. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Giarda, non era informato del tema e ha detto che tendenzialmente per quanto riguarda le società quotate in borsa c'era un orientamento da parte del governo ad aspettare che appunto arrivasse un nuovo governo perché come governo dimissionario non volevano effettuare loro queste nomine e alle nostre domande su come fosse possibile mettere in stand by queste nomine nel momento in cui c'erano state già delle convocazioni dei consigli di amministrazione per l'approvazione del bilancio e il rinnovo dei vertici per società quotate in borsa e che quindi rientrano nei regolamenti Consob. E soprattutto come era possibile che, nonostante i termini fossero più ampi, il 17 di aprile era stato già convocato il Consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, quindi società non quotata in borsa, per l'approvazione del bilancio annuale e per il rinnovo dei vertici. A queste nostre domande il ministro Giarda ha detto che si sarebbe informato e che avrebbe riferito alla prossima capigruppo che è oggi, tra l'altro fra più o meno tre quarti d'ora. Quindi intanto aspettiamo una risposta ufficiale del governo. Quello che a noi premeva sottolineare stamattina, a due giorni di distanza dall'Assemblea degli azionisti di Cassa e Depositi e Prestiti, è la crucialità ai nostri occhi di questo rinnovo dei vertici. E lascerei ai miei colleghi Federica Daga e Daniele Pesco illustrarvi le motivazioni della nostra preoccupazione. Buongiorno a tutti. Come diceva Roberta, fra due giorni verrà rinnovato il Consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, quindi è la prima delle grosse società che andrà a vedere la nomina dei CDA. Cassa Depositi e Prestiti è partecipata dallo Stato adesso per l'80% e gestisce risparmio pubblico. Si tratta di buoni fruttiferi delle poste oppure libretti postali per un capitale totale di circa 225 miliardi di euro. Quello che noi vorremmo garantire è la massima trasparenza nelle nomine dei vertici di questa Cassa Depositi e Prestiti che comunque gestisce appunto denaro pubblico. La Cassa ha un ruolo chiave per quanto riguarda la nostra economia, almeno riteniamo così, e ha una responsabilità maggiore secondo noi appunto per la questione della trasparenza nelle nomine. E secondo noi è possibile rimandare le nomine del CDA a data successiva, come previsto dalla legislazione vigente, e attendere ulteriori 45 giorni appunto per lasciando il CDA in prorogatio, un periodo durante il quale la Cassa ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione. Gli viene garantita anche la possibilità di fare operazioni urgenti e appunto operazioni urgenti quindi che stanno comunque nell'ordine societario, quella che è la sua mission. Grazie.
quello scusa che dice... Fede se sì. Ti interrompo, cioè, quello che ci preme sottolineare è che anche in un regime di prorogazio di 45 giorni previsto dalla legge, Cassa Depositi e Prestiti può assolutamente lavorare all'emissione di buoni fruttiferi postali per il finanziamento dei primi 20 miliardi per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione. Esatto. Noi ovviamente non ci guardiamo bene dal bloccare dei pagamenti legittimi, ci mancherebbe altro, lo sapete che noi sosteniamo e sosterremo anche nei prossimi giorni con proposte di legge la piccola e media impresa, e quindi quello che è stato pretestuosamente probabilmente portato come l'impedimento principale alla prorogazione del Consiglio di amministrazione in attesa del nuovo governo è in realtà una cosa non rispondente al vero. Quindi appunto si può tranquillamente attendere altri 45 giorni dalla fine del mese per poter rinominare i vertici della cassa. Io mi fermo qui. Io richiamo solo sì, su questo il riferimento legislativo, cioè il DL293 del 16 maggio del 94, l'articolo 3 parla proprio della prorogazione degli organi amministrativi e quindi vi comprese anche le società partecipate. Questi organi amministrativi possono, durante la prorogatio, occuparsi o di ordinaria amministrazione oppure di aspetti urgenti o indifferibili. Questo è proprio quando si parla della manovra dei 20 miliardi per quest'anno e di 20 miliardi per l'anno prossimo, siamo proprio in urgenza, anche perché la stessa urgenza è richiamata tra le considerazioni del Presidente della Repubblica in testa al decreto. Quindi noi siamo fermamente convinti che questo Consiglio di amministrazione possa tranquillamente procedere in tutte le operazioni cui la Cassa Depositi e Prestiti è chiamata, procedere nello svolgere tutte le attività in quanto ha la legittimazione, lo può fare perché la legge lo prevede. In più, noi speravamo appunto che col nostro ingresso in Parlamento qualcosa in qualche modo cambiasse, che ci fosse un po' più di trasparenza, un po' più di apertura nel condividere delle scelte. Invece ci troviamo con delle nomine non condivise col Parlamento, e il Parlamento è stato informato il Parlamento come se fossimo dei normali cittadini, e a noi sta anche bene, però avremmo preferito che magari se ne fosse parlato anche un po' in aula della presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti. Io non avrei nient'altro da aggiungere. Io volevo quindi risottolineare il punto politico. Chiediamo delle nomine che siano condivise a livello parlamentare su profili di specchiata professionalità e anche abbiano rispettino i requisiti di etica del Movimento 5 Stelle. Perché cronaca giudiziaria recente tra l'altro ha coinvolto alcuni soggetti dello scorso Consiglio di amministrazione in indagini legate anche a Montepaschi, e vorremmo anche riportare al centro del dibattito la finalità sociale di Cassa Depositi e Prestiti e dell'utilizzo dei capitali che può mettere a disposizione. Ricordiamo che attualmente la maggior parte degli impieghi riguarda prestiti alle imprese che vengono effettuati a tasso di mercato. Ci chiediamo come il risparmio pubblico dei cittadini possa essere usato in questa maniera, quando poi tra l'altro la corresponsione alle imprese sotto due punti di vista. La prima che comunque il cittadino non si vede remunerato in maniera idonea rispetto all'interesse che viene corrisposto alla cassa dalle imprese. E il secondo è proprio la finalità sociale di rilancio dell'economia, soprattutto in questo momento, e noi vorremmo che i tassi di interesse dei prestiti alle imprese non fossero più a livello di mercato, quindi concorrenziali con le banche, ma fossero più bassi e quindi avessero una finalità più sociale. Mi pare che abbiamo detto tutto. Sì, Federica. Possiamo, a proposito, Roberta diceva che c'è qualche persona che è comunque implicata nelle indagini di MPS. Noi saremmo interessati all'inserimento dentro lo statuto
appunto saremmo interessati all'inserimento dentro lo statuto di Cassa Depositi e Prestiti di una sospensiva di quelle cariche che vengono comunque indagate. Sarebbe un buon punto da inserire appunto nello statuto. Siamo a disposizione. No, le volevo chiedere se c'era volevo farle due domande. La prima è se c'è un giudizio sull'operato dell'attuale presidente della Cassa i prestiti, che è Franco Bassanini, che è stato ex deputato dei DS, prima ancora socialista. La seconda domanda è se invece che in regime di prorogatio si dovesse assistere a un precipitare della situazione politica e quindi a elezioni anticipate a luglio, senza che si formi un governo, qual è la vostra posizione rispetto alle nomine? Allora, noi non stiamo a sindacare la persona che viene nominata adesso, ci interessa semplicemente trasparenza sulle nomine e quindi magari avere voce in capitolo come Parlamento. Questa è una. Sulla questione della prorogatio, mi è sfuggita la risposta. No, quello che proponiamo è comunque di portare i nomi in Parlamento, a quel punto sì, comunque noi ci siamo. Sì, le nostre elezioni anticipate non è che avviene oggi per domani, quindi c'è sempre ovviamente un lasso. Siamo ad aprile, quindi diciamo c'è un lasso di tempo tale anche in estrema razza ad andare a nuove nomine. No, ma poi quello che è importante come discorso generale relativamente alle nomine dei vertici dei consigli di amministrazione e le nomine di tutti i vertici delle aziende statali è anche un discorso di uscire dalla logica dello spoil system o del manuale Cencelli. Quello che piacerebbe al Movimento 5 Stelle è arrivare a delle nomine per merito e per competenza e non perché quelle persone sono rappresentanti di una parte politica. Quindi assolutamente nessun genere di valutazione sulla persona Bassanini, però comunque è espressione di una parte politica. Noi avremmo piacere che si cambiasse la logica e mettere i migliori ai posti di vertice. Io purtroppo volevo un attimo uscire dal tema e volevo chiedere un commento della Lombardi a quanto postato da Grillo, che ha deciso di ritirarsi dalla corsa alle Quirinarie. Grazie. A parte che l'ho saputo scendendo in ascensore, quindi, però insomma mi sembra che sia un gesto significativo per chi magari potesse avere dei dubbi su tanti, cioè ne abbiamo lette tante in rete, dal finto attacco degli hacker, c'è stato detto, a qualunque cosa sulla valutazione della persona. Ci sembra un bel gesto di responsabilità, ma insomma da Beppe non ci aspettavamo niente di meno. Allora, intanto visto volevo fare due domande. Una sulla questione della Cassa Depositi e Prestiti, cioè voi come pensate praticamente che si possa fare, cioè gli identikit di questi candidati, metterli in rete, far mandare i curricula qui ai parlamentari, alla commissione, cioè nel senso benissimo la trasparenza, però anche insomma le modalità poi hanno il loro peso, no? Perché sappiamo che anche il mandare i curricula insomma è una cosa che poi porta al rischio di non essere vagliati singolarmente, ma di essere un po' visti così, un po' alla spicciola. E poi la seconda domanda invece era sulla questione delle Quirinarie.
se non, qualcuno di voi si è posto il quesito abbastanza singolare di un sistema tra virgolette elettorale a due turni che però non ci dice qual è il risultato del primo turno, cioè nel senso sono usciti questi 10 nomi però non sappiamo le percentuali dei voti per ognuno dei singoli candidati. Voi non trovate che questo possa essere un po' singolare, insomma, in genere tra il primo e il secondo turno si sa chi è arrivato al secondo turno e con quale percentuale? Parto dalla seconda. Sulle quirinarie io trovo che il metodo utilizzato sia sorprendente e fenomenale, perché è stata data l'opportunità a tutti di esprimere un proprio candidato al di fuori di qualsiasi diciamo istituzione, cioè ognuno poteva candidare chi voleva, e il fatto di non mettere, secondo me, perché non l'abbiamo ideato noi all'interno, questo sistema è stato ideato da Beppe Grillo e dallo staff. Questo sistema è bello perché anche il fatto di non sapere quante persone hanno preferito una persona all'altra ci mette nella condizione di avere il ventaglio aperto, di non essere influenzati, di scegliere una persona tra le più gradite, e secondo me è veramente la cosa bellissima, bellissima. Infatti io sarò orgoglioso di votare la persona che viene scelta a prescindere da chi verrà scelto. Insomma, il criterio di trasparenza lascia un po' a desiderare, perché se deve essere tutto chiaro e tutti devono sapere tutto, magari vorremmo sapere con quali percentuali di voto i singoli candidati sono arrivati al secondo turno, però lo vedremo al secondo turno, quando invece sull'identikit dei singoli candidati per la Cassa Depositi e Prestiti? Cioè, il discorso di valutare i curricula deve essere fatto in maniera molto molto specifica, non può essere una cosa che prendi e porti via così. Cioè, i curriculum per gestire la Cassa Depositi e Prestiti andrebbero comunque valutati molto attentamente, e modalità di scelta di queste persone possono essere variegati, cioè dalla scelta in Parlamento, dal voto al Parlamento, dalla pubblicazione dei curricula online, e quindi magari sentire anche la cittadinanza che cosa ne pensa, perché comunque si tratta sempre di soldi del risparmio pubblico, quindi un sistema si trova. Volevo un attimo tornare sul tema, no? Oggi ci sarà un incontro a Torino tra Casaleggio, alcuni della Casaleggio Associati, e Confapri, alcuni imprenditori. Diciamo, il coordinatore di questi imprenditori, Arturo Artom, ieri diceva che presenteranno a Casaleggio una proposta di legge per il rimborso dei debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese entro 3 anni, anche attraverso, adesso non lo dettagliava bene, però diceva attraverso meccanismi pro soluto tramite la Cassa Depositi e Prestiti. Voi parlavate di iniziative di legge in favore della piccola e media impresa, volevo sapere se c'era già stata una condivisione su questo punto e con questi imprenditori di Confapri, e se foste disponibili a valutare queste eventuali proposte di legge che oggi tra l'altro illustreranno a Casaleggio. Come voi sapete, noi siamo dei portavoce, quindi quello che è il nostro ruolo è portare all'interno delle istituzioni tutte quelle istanze dei nostri concittadini, che siano essi lavoratori, imprenditori, partite IVA, cassa integrati, esodati, pensionati, eccetera, eccetera, che ovviamente rientrano all'interno di quello che è il quadro del nostro programma. Io stessa venerdì con Daniele e anche altri parlamentari sono andata ad incontrare altri imprenditori del comparto del mobile, del made in Italy, del design, quindi diciamo anche lì un'eccellenza della nostra economia, e proprio mettendo a disposizione la nostra veste di portavoce. Noi siamo all'interno delle istituzioni per trasmettere tutte quelle istanze dei cittadini, ma soprattutto le soluzioni che loro stessi, lavorando in specifici settori, sanno poter essere più funzionali per rilanciare il loro settore. Quello che noi, la parte per quale noi ci facciamo garanti, è che appunto rientrino nel nostro programma e rientrino nel più generico
generico discorso di non far rimanere nessuno indietro, quindi non è un discorso di lobby che attraverso il singolo parlamentare portano all'interno del Parlamento una discussione pro domo loro, ma si inserisce in un progetto di paese a più ampio respiro dove nessuno deve rimanere indietro. Quindi, scusate, quindi sostanzialmente è un sì, cioè siete disponibili a valutarli qualora vi... Assolutamente, vi... noi siamo okay. Portavoce e questo è il nostro ruolo. Sì. Grazie. No, la persona che viene scelta stasera sarà la persona che voteremo in Parlamento. Non ci saranno? Sì, sì, sì. Siamo di portavoce e questo è il primo tema. No, abbiamo avuto partecipazione e condivisione su tutti i temi, ma su questo nello specifico la condivisione è totale. La partecipazione è stata totale e quindi per forza noi voteremo con orgoglio il candidato che verrà scelto. Se posso aggiungere, si tratta di un metodo diverso dal solito, cioè solitamente il Presidente si decide in Parlamento, in Aula, tra accordi di partiti, eccetera. Noi vorremmo iniziare a dare uno strumento differente, cioè quello di far scegliere il rappresentante dello Stato, il capo dello Stato, a tutti i cittadini, comunque in modo condiviso. Il Presidente della Repubblica e bisogna scegliere fra due candidati diversi rispetto a quelli che ha scelto la rete. Il Movimento 5 Stelle decide di non schierarsi né da una parte né dall'altra, cioè decide di non fare ago della bilancia continuando a votare il proprio candidato? Questa è la mia richiesta. Nel senso che lì voi avete modo di poter dire la vostra su chi per 7 anni diventerà il Presidente della Repubblica. E questo però è il nostro impegno nei confronti dei cittadini, che quanto viene definito tramite la nostra piattaforma di condivisione noi portiamo avanti fino all'ultimo. Quindi posso un chiarimento, un secondo, cioè se l'ipotesi è di avere tipo uno dei 10 contrapposto a un candidato diciamo completamente impresentabile, se dico Totorina per dire, uno dei 10 comunque è Totorina, voi continuate diciamo su quello vostro, anche se al ballottaggio ci fosse per dire Rodotà, Gino Strada o uno così, diciamo, è una scelta proprio di metodo, voglio dire. Se Totorina arrivasse al ballottaggio sarebbe la responsabilità dei partiti avercelo portato. Sì, è una scelta di metodo, noi come spiegavamo siamo dei semplici portavoce, quindi rispetteremo gli impegni che ci siamo presi con i cittadini. Adesso... Parliamo di tutto, magari nella discussione si parla anche di questo, ma non è una cosa che si rimetterà in discussione. Grazie.